Giocatori come Bartolomei, soprattutto con quel tipo di personalità, quel tipo di calma assoluta, è difficile, cioè, persone così corrette, perfette, cioè, insomma, sembra un po' un personaggio che è estraneo, catapultato in questo mondo. E poi per noi tifosi romanisti dell'epoca, insomma, vittoria dello scudetto, eccetera, era comunque è stata una grande felicità che non tante generazioni di romanisti hanno avuto, per cui insomma. Ho pensato di farlo raccontando Ago Bambino, quindi sono partita un po' tra quello che so di Ago Bambino a Tormarancia e quello che ho immaginato pensando a questo bambino timido che può essere ogni bambino e ogni bambina di oggi, con l'idea non solo di raccontare Ago ma anche di spingere ognuno e ognuna a cercare la sua strada. Quella di Ago l'ha trovata nel pallone ed è riuscito, nonostante la timidezza, l'essere riservato, a diventare il campione che tutti conosciamo. Agostino oggi è il messaggio di un altro calcio, di un calcio che oggi raramente vediamo, un calcio fatto di serietà, di generosità, di senso della squadra, di sacrificio e di condivisione della gioia e delle responsabilità, quindi il calcio che bisognerebbe insegnare ai ragazzi e alle ragazze. Perché secondo me è veramente una perla. Io scrivo di Roma da sempre, purtroppo, tutti i giorni faccio un quotidiano folle, 24 pagine che parlano di Roma, quindi qualcosa me ne intendo, e ho letto tutto il possibile di quello che si è scritto sulla Roma. Non è facile mai farlo perché la Roma è un sentimento, quindi i sentimenti meritano il rispetto necessario. Scrivere di Bartolomei è ancora più difficile, complicato, perché ovviamente l'argomento richiede un pudore estremo per la persona che è stata Agostino, per come sono andate le cose. E quindi non è facile, perché poi l'approccio solitamente è necessariamente rischia di essere retorico o troppo pesante, grave. E il miracolo di questo libro, che conta 253 parole, l'ho contato stamattina, è che riesce a restituire allo stile di Bartolomei con rispetto, quindi non attingendo alla retorica che appunto io stesso a volte forse ci cado dentro, anche se è sempre sentita. E con leggerezza che non è superficialità ovviamente, ed è un piccolo miracolo questo, perché 253 parole contate e disegni splendidi tuoi di Massimiliano, quello che si restituisce del libro è proprio il tratto letteralmente di Agostino. Questo è un libro per bambini, quindi come dire che Agostino di Bartolomei diventa, non dico che si è fatto verbo perché se no, ecco, parliamo di retorica un po' troppo, però si è fatto disegno, sì. Cioè c'è Agostino dentro, ed è un miracolo, e in qualche maniera era quello che lui voleva, no? Se stessimo all'università direi enunciate enunciazioni che coincidono, o il contenuto che precipita in forma, però sostanzialmente è questo quello che hai fatto. Cioè quello che leggi è Agostino di Bartolomei veramente. L'amore che date ad Agostino è come se tornasse anche a noi in famiglia, per cui mi commuovete sempre. Monet diceva che i colori prendono colori anche dai colori vicino e hanno ancora più spessore. Io penso che questi rapporti di amicizia così belli e così veri diano ancora più spessore e ci diano anche la forza di portare avanti sempre con gioia queste bellissime manifestazioni. Grazie ancora a tutti, grazie per questo vostro affetto e anche per questa assenza che è così presente per me. Vi voglio bene, grazie.